siamo tanti. Buonasera. L'entusiasmo è un ingrediente fondamentale, per quello stasera vi chiederò tanti applausi, perché questa è una campagna elettorale particolare che vi ridà la possibilità di scegliere. Certo, non ho bisogno di dilungarmi con chi ha scelto di essere qui stasera sull'importanza della data che ci attende, il 4 marzo, nelle elezioni politiche del 2018, ci porterà a scegliere i nostri candidati del Parlamento, quindi ci darà la possibilità, e con questa legge elettorale anche, di scegliere chi dovrà rappresentarci in Parlamento, nel posto dove si decidono le cose importanti del Paese, come far andare avanti la nostra nazione. Saluto anche chi ci sta seguendo in diretta streaming sulla pagina Facebook Mauro Maccavo 2018, e vi dicevo l'entusiasmo che deve essere fondamentale, che sta accompagnando i primi giorni di campagna elettorale dei due candidati che questa sera hanno scelto di aprire ufficialmente la campagna elettorale qui al Teatro di Ana di Nocera Inferiore, e per i quali vi chiedo un applauso di riscaldamento. Li conosceremo meglio tra poco, ci presenteranno nel dettaglio le loro proposte, che sono proposte naturalmente articolate e diverse in base alle loro caratteristiche, al loro percorso personale, ma che hanno un punto in comune. Mauro Maccauro e Tino Iannuzzi hanno scelto di percorrere gran parte di questa campagna elettorale insieme, così come questa sera nell'apertura ufficiale, perché c'è un filo conduttore che li ha uniti e che potremmo sintetizzare come una delle priorità di questa campagna elettorale, cioè un riscatto dell'agro, far diventare di nuovo grande l'agro. E qui ci vuole l'applauso. E con questo applauso vi chiedo anche di salutare e di accogliere il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato. Vediamo che ti saluto. E con questo applauso saluto anche i tanti sindaci che sono presenti qui in sala, vedo anche i candidati delle elezioni proporzionali, consiglieri regionali. E cedo la parola al sindaco di Nocera Inferiore. Grazie. Stavo pensando, se avessi avuto una presentatrice così, vincevamo con l'80%. Mi fa piacere portare il saluto a questa serata, peraltro da questo luogo, e con questa caratterizzazione. Vedo, sentivo un po' la musica introduttiva prima, c'era la canzone popolare, e il colore verde, quello della tua campagna elettorale, della vostra campagna elettorale, con due diverse sfumature. E anche la connotazione culturale, di cultura politica, di riferimento, somiglia tanto a quello che noi abbiamo iniziato a fare proprio in questa sala, se ricordo bene, dico bene, amici consiglieri dal pubblico, nel 2011 e poi ancora di più nel 2012 e poi definitivamente nel 2017. Lo dico perché nel saluto, che è sì saluto istituzionale, c'è anche una presenza che va a confermare quella che è il quadro di riferimento della coalizione e dell'amministrazione che sostiene la città di Nocera Inferiore, quindi la mia persona, che ha una connotazione che si rispecchia in quelli che sono anche i caratteri dei due candidati di questa sera dell'area del centro-sinistra, e c'è una connotazione, mi permetto di dire, spero che non ti offendi, ma civica, perché tu non sei un tesserato di partito. Moderata, perché ci sono soggetti politici di area centrista, riformista e democratica, perché Tino è un uomo del Partito Democratico. Quindi noi richiamiamo con questo appuntamento, che è una scadenza politica importante, in questo luogo, in questa città, anche una cifra che ho l'orgoglio di poter dire che in modo ovviamente non previdente, occasionale, pur tuttavia da qualche anno si è affermato in questa città e poi con varie declinazioni anche nell'intero agro nocerino sarnese. Tutti i candidati meritano rispetto, lo diciamo anche rispetto ai candidati avversari, ma noi sappiamo e siamo convinti che questo impegno, l'impegno di questi uomini per la loro esperienza, per la loro caratura, per la loro qualità, è un impegno che sottoscriverà e sottoscrive con le loro stesse persone, con la loro storia,
quello che è l'aspirazione del nostro territorio ad avere finalmente un'identità coesa e non soltanto articolata per municipi. Ecco il passo che ci manca, saluto il presidente della provincia Canfora, forse il passo che ci manca è proprio questo qui. E l'avere una rappresentanza politica di territorio che questa legge elettorale favorisce è sicuramente l'occasione per poter chiudere un cerchio che si è iniziato a tratteggiare, a disegnare. Ripeto, io mi richiamo sempre all'esperienza di questo luogo, di questa città, perché è la mia funzione questa sera, nel 2011, poi nel 2012 e, come dicevo prima, confermato nel 2017. Null'altro da aggiungere se non un grandissimo in bocca al lupo, una competizione elettorale che sappiamo sarà corretta per il carattere delle persone, dei candidati, degli uomini, anche se noi quello che vediamo a livello nazionale non è incoraggiante. Speriamo, dall'Agora siamo certi che anche in questo potremo smentire altre declinazioni, altre cifre, altri toni che in questo momento registriamo in tutta Italia. In bocca al lupo, un abbraccio. Grazie, grazie Sindaco. Come dicevamo, ci sono tanti sindaci, anzi vorrei fare una proposta: se tutti gli amministratori, sindaci, si alzano un attimo in piedi, c'è tanta gente, stanno facendo già tanto per costruire questa rete, vi facciamo fare un saluto così dalla sala, alzatevi giusto un attimo in piedi, anche i consiglieri regionali, fatevi vedere, so che siete qua. Un applauso della sala. Nel frattempo, a nome di tutti voi, chiedo al presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Canfora, presidente. Presidente, venga a rappresentare tanti amministratori della provincia, anche lei, per un saluto. Grazie a quanti sono presenti e che stanno costruendo insieme ai due candidati questa rete di rapporti e di relazioni che hanno come obiettivo quello di rendere forte e far rinascere l'Agro. La parola al presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Canfora. È una splendida immagine, molto bella, molto forte, emozionante. Ho l'onore di rappresentare la provincia di Salerno e ho l'onore di essere sindaco della città dove sono nato, che è la città di Salerno. E quindi un saluto ai tanti amministratori, ai tanti sindaci, ai tanti consiglieri, ai tanti assessori, perché i sindaci nell'Agro e nella provincia di Salerno quotidianamente dimostrano di essere pretoriani, di essere i custodi delle istituzioni, di garantire la partecipazione democratica, di sapere ascoltare tutti. E saluto i candidati del Partito Democratico e saluto il sindaco Mario Torquato. In questi ultimi giorni ho avuto modo di riflettere a lungo sul valore delle persone che oggi difenderanno, prossimamente difenderanno i valori del Partito Democratico. È tutto ciò che il Partito Democratico in questi 5 anni ha significato. E l'appello che faccio a tutti quanti voi, indipendentemente dai candidati, perché sono il meglio che il Partito Democratico poteva mettere in campo in tutta la regione Campania e in tutta la provincia di Salerno, sono il meglio. Sono uomini di valore e uomini di spessore culturale e sanno rappresentare la politica e sanno rappresentare il mondo dell'impresa, della cultura, delle associazioni, del civismo, come i tanti corpi sociali che stanno qui in questa sala questa sera. È il meglio. E la politica, quella con la P maiuscola, quella che sa affrontare e risolvere i problemi, ed è la parte civile, imprenditoriale, come nel caso specifico del nostro collegio. Uomini radicati nella loro professione,
nella loro attività imprenditoriale e nella loro attività politica. E a volte in questi giorni, saluto il sindaco di Pagano, non lo avevo visto, non c'eravamo ancora, i tanti consiglieri regionali, i tanti amici consulenti e consiglieri politici che tanto hanno fatto in questi anni. Riprendo il ragionamento, ma il Partito Democratico in questi 5 anni ha dimostrato non soltanto di saper governare l'Italia, ma di saper proporre leggi che sono storiche. La legge sui diritti civili l'abbiamo fatta noi e dobbiamo essere orgogliosi di averla fatta. La legge del Jobs Act l'abbiamo fatta noi, la potevamo fare meglio, ma sicuramente si poteva fare tutto meglio. Ma qualcuno dimentica dove eravamo, come eravamo messi male e oggi come siamo messi meglio, non certamente all'ottimo, ma certamente meglio rispetto a 5 anni fa. E come la filiera istituzionale, nazionale, regionale, provinciale e comunale funziona. La legge sui piccoli comuni l'ha voluta Tino Iannuzzi. L'ha voluta Tino Iannuzzi la legge sui piccoli comuni. E dimentichiamo come eravamo messi male col prodotto interno lordo solo 5 anni fa. Avevamo perso più di 15 punti di prodotto interno lordo. Oggi la Campania è la prima regione d'Italia come prodotto interno lordo. Siamo attestati intorno al 2,5%. È il locomotore nazionale. Ma ci sarà una ragione. Beh, la ragione si chiama Vincenzo De Luca. Questa è la ragione. La squadra che lo circonda, gli assessori, i consiglieri, i consulenti. Non è certamente un caso se ci sono 4 misure indispensabili, fondamentali. L'ultima, Io Resto al Sud, 1,2 miliardi di euro. Ma da 3 anni a questa parte, con il patto siglato tra il Presidente del Consiglio e il Governatore De Luca, abbiamo per il Meridione, ci sono 11 miliardi di euro, una cifra esorbitante, una cifra che il Meridione non aveva mai visto, mai. Quindi il Partito Democratico non soltanto ha dimostrato di saper governare, di saper stare dalla parte dei territori, dalla parte delle città. Se penso per un momento ai 4 miliardi di euro pronti per le periferie urbane, il concetto di sicurezza nasce anche dal recupero delle periferie. E quanto sia stato importante in quest'ottica a 360 gradi, una visione completa, precisa, anche scuola viva, alternanza scuola-lavoro, sempre nell'ottica del recupero, sempre nell'ottica del disagio. C'è qualcuno che dice il reddito di cittadinanza, ma guardate che il Partito Democratico con il REI l'ha già fatto e credo che meritino un applauso, guardate, su questa legge. Perché il reddito di inclusione è una grande legge. Quindi noi dobbiamo soltanto augurarci, ma io non ho dubbi, che questa azione debba continuare attraverso i nostri candidati. I nostri candidati hanno lo spessore giusto, la competenza giusta per continuare in questa grande opera di ricostruzione della nostra patria, della nostra Italia, per dare ancora risposte migliorative ai tanti giovani e per dare risposte migliorative a tutti quanti noi.
Io auguro con tutto il cuore a Tino, a Mauro, ma a tutti i candidati. Per me il problema è semplice: bisogna votare Partito Democratico. Per me è semplicissimo, bisogna votare il Partito Democratico. E con questo invito lascio la parola ai nostri candidati o ad altri amministratori nel caso. Sì, no, ha ragione il presidente. Grazie. Della provincia Giuseppe Canfora, lo salutiamo con un applauso. È il momento di conoscere meglio i candidati. Partiamo da Tino Iannuzzi, un applauso. Tino è candidato al Senato della Repubblica. Potrei raccontare, per descriverlo e per dire qualcosa di lui, tantissime cose. Probabilmente non basterebbe tutta la serata per dire i tanti interventi e gli impegni che Tino ha portato avanti come parlamentare. Gli farei perdere la prima promessa in questa campagna elettorale, che stasera siamo brevi e vi riusciamo a far vedere sia la partita del Napoli che il Festival di Sanremo. Quindi mi trattengo semplicemente dicendo che è conosciuto come il deputato dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, però poiché io lo stimo tantissimo, ci conosciamo da tantissimo tempo, mi spoglio, diciamo, da quella che dovrebbe essere la freddezza della giornalista per dire una mia considerazione personale su di lui. Tino Iannuzzi è un parlamentare che non manda i comunicati stampa nelle redazioni, soltanto in campagna elettorale. La parola a Tino Iannuzzi. Grazie, buonasera a tutti. Devo dire che salendo qui per il candidato c'è un duplice inizio molto molto bello che ti dà forza e motivazione. La nostra splendida Monica che ci ha presentato così bene e poi questo colpo d'occhio straordinario. In tempi in cui tutti con motivazione sottolineano la difficoltà della politica ad aggregare, a riunire, a far incontrare le persone, questo teatro va assolutamente in controtendenza. Una marea di amministratori locali e di sindaci che saluto tutti, a cominciare dal sindaco di questa comunità, l'amico caro Mario Torquato, il presidente della provincia, i consiglieri regionali, tanti consiglieri, militanti di partito, ma soprattutto tanta passione politica e civile, tanto affetto e tanta amicizia delle moltissime donne, giovani e uomini che affollano questo teatro. Grazie Nocera, questo è uno splendido inizio della nostra battaglia elettorale. È una campagna elettorale che indubbiamente si colloca in una fase per tanti versi particolare, anche complicata e difficile nella vita del Paese e nel rapporto con la pubblica opinione. A maggior ragione, quindi, bisogna essere in questa competizione elettorale con la serietà delle proposte programmatiche, ma anche con la capacità e la forza di parlare al cuore e alla coscienza delle persone e delle comunità, di riuscire a rimotivare e a risvegliare la passione per l'impegno politico, la passione politica che poi è passione per migliorare la vita delle nostre città, dei nostri territori, dei nostri figli. E siamo anche in una giornata particolare, oggi è il 10 febbraio, oggi è il giorno del ricordo in memoria delle vittime dei terribili massacri delle foibe che riguardarono le popolazioni fiumane, dalmate, giuliane. Ed oggi è anche una giornata in cui di nuovo i riflettori della preoccupazione si sono accentrati su Macerata, dove c'è stato un crimine orrendo della povera Pamela ed un crimine razzista di un signore già candidato della Lega che, andando in giro per la città, non ha trovato altro di meglio che prendere un'arma da fuoco e sparare a volontà colpendo 6 migranti. Io penso che rispetto a questi accadimenti, che testimoniano la delicatezza della fase che stiamo vivendo, vadano dette parole sobrie, semplici, chiare. Innanzitutto, la violenza di qualunque specie va condannata sempre senza se e senza ma,
a prescindere da chi la commette e da chi la subisce nel destinatario. Più grave il crimine, più lo Stato deve essere in grado di intervenire, di reprimere e di punire. Ma questa vicenda ci indica anche che noi abbiamo un'esigenza. Il Paese ha tante difficoltà, ha anche preoccupazioni che entrano nella profondità delle case, delle famiglie, dei luoghi di lavoro, delle imprese, dei giovani ancor di più. Noi abbiamo la necessità di ricucire il nostro Paese, di unire la nostra Italia, di rilanciare una speranza complessiva per la nostra, il nostro popolo. Tutto abbiamo bisogno, ma non certamente di spaccare il Paese, di dividerlo, di iniettare separatezze, aggressività, elementi di conflittualità, di violenza verbale, che sono sempre pericolosissimi, ma che non vanno nella direzione di consentire alle tante energie della stragrande maggioranza delle italiane e degli italiani, che sono persone per bene, laboriose e oneste, di poter remare nella medesima direzione, che è quella di stringersi attorno al nostro Paese e di proseguire il cammino della crescita, che ringraziando il Dio e l'operato dei governi che abbiamo avuto negli ultimi anni è iniziato. E da questo punto di vista io penso che una nostra prima valutazione la dobbiamo affidare con molto garbo, con umiltà, nella consapevolezza che tanti problemi non sono stati risolti e che non tutte le azioni che noi abbiamo messo in campo hanno raggiunto pienamente i loro obiettivi. Ma dobbiamo anche indicare che rispetto a questa sfida noi siamo in campo con una classe dirigente plurale e autorevole, in cui c'è il nostro segretario Renzi, c'è il presidente Gentiloni, ci sono ministri di grande autorevolezza come Marco Minniti, che abbiamo avuto l'onore di avere stamattina ospite a Salerno, e Baronissi, Dario Franceschini e tanti altri. Ma una considerazione rapida: l'Italia del 2013, quando cioè abbiamo votato il Parlamento che ha terminato la legislatura, e l'Italia del 2018, del 4 marzo, quando giustamente, come deve avvenire sempre in democrazia, la parola torna al popolo sovrano. L'Italia del 2013 era messa meglio dell'Italia del 2018? Possiamo con grande serenità dire che la crescita allora segnava drammaticamente tutti i segni meno, e quindi pienissima e profondissima crisi. Oggi abbiamo chiuso il 2017 quasi con un più 2%, e giustamente è stato sottolineato dal Presidente Canfora, la Campania è la regione che cresce più di tutti, in Italia più del doppio della Lombardia. La disoccupazione era altissima nel 2013, il picco più basso. In questi 4 anni sono stati creati quasi più di 1 milione di posti di lavoro e siamo tornati al livello di occupazione pre-crisi. Basta? Assolutamente no, ma comunque anche qui il segnale è positivo. Le esportazioni erano tutte in calo, hanno ripreso. Per il Sud non c'era nessuna misura in campo. Oggi, dal credito d'imposta, la decontribuzione, il superammortamento, le zone economiche speciali, gli investimenti infrastrutturali, il Mezzogiorno in cammino e cresce, come non accadeva da tanto tempo, allo stesso tasso del resto del Paese, delle altre zone del Paese. Abbiamo anche iniziato con serietà, come ci ha ricordato oggi il Ministro Minniti, è il 7° mese che i flussi migratori dalla Libia sono nettamente e fortemente diminuiti, dimostrando, non con gli slogan, non con l'odio, non con le parole violente e pericolose, ma con l'assenza di idee, che in questo campo si può benissimo coniugare accoglienza, integrazione, solidarietà e inclusione, che sono un onore per la coscienza profonda del nostro popolo, ma che devono andare di pari passo con la legalità, col rispetto dello Stato, col rispetto dei valori profondi del nostro Paese. Minniti ha dimostrato con questi
con l'accordo con la Libia che abbiamo varato nell'estate scorsa, che bisogna tener conto delle ragioni e delle situazioni di chi viene accolto, ma anche parimenti delle ragioni e delle situazioni di chi accoglie, perché la solidarietà non può essere sganciata dalla legalità, l'integrazione non può essere sganciata dal rispetto delle regole del nostro Stato. Accogliamo, integriamo, assolutamente giusto. Chi però dimostra di non esserne degno, commette reati o mette in pericolo la sicurezza delle persone, deve essere allontanato ed espulso dal nostro paese. Bene, e sulla tutela dei diritti? Avevamo un paese con tanti problemi aperti nel 2013. Oggi abbiamo la legge contro il caporalato, orgoglio per la difesa dei nostri lavoratori e delle nostre lavoratrici, la legge sul reddito di inclusione, il testamento biologico, la legge sulle unioni civili. Ecco, noi abbiamo intrapreso un cammino che dobbiamo proseguire accelerando, sapendo che dobbiamo fare, soprattutto sulla questione che rimane intensissima e drammatica della disoccupazione, dobbiamo precedere con maggiore forza e con maggiore celerità per dare risposta ai nostri ragazzi, alle nostre ragazze e ai nostri giovani. Ma siamo in campo complessivamente, anche in questo territorio, con la nuova regione, la regione guidata dal governatore De Luca, che ha trovato una montagna di guai inenarrabili e che progressivamente comincia a dimostrare su tutte le questioni, anche le più spinose, che ha determinazione e capacità di voltare pagina. E siamo anche, ed è l'ultimo passaggio, in questa battaglia elettorale. In questa battaglia elettorale abbiamo ricevuto l'onore della candidatura. Io considero un grande onore per me essere candidato in un territorio così ampio che comprende Salerno, la Valle dell'Ibno, la Costiera Amalfitana, Cave dei Tirreni, tutto l'agro nocerino sarnese. Abbiamo ricevuto l'onore della candidatura dal mio partito, il Partito Democratico, ma da tutte le liste collegate che ringraziamo e che hanno pari dignità e importanza, Insieme, Europa e la Civica Popolare Lorenzini. Abbiamo ricevuto questa candidatura con Mauro Maccauro. Non devo parlare di Mauro, io è figlio di questa terra, ha tanti amici, ha tanti estimatori, ha tanta gente che gli vuol bene e che lo inonderà di una valanga di voti e di consensi il 4 marzo, portandolo a Montecitorio da un grande successo a Nocera Inferiore che attraverserà tutto l'agro. Però io voglio ricordare, perché la vita poi non è vero che la politica è fredda, è arida, spegne i rapporti umani, non è così, non è così. La politica invece consente anche molto spesso di realizzare avventure di solidarietà e di sintonia tra le persone che nascono nel totale disinteresse e ti seguono in tutto il tuo percorso. Ebbene, io voglio dire che Mauro ha avuto un grande papà. Io lo voglio ricordare per un dato personale. Un galantuomo, un grande imprenditore, un amministratore stimato, che ha saputo trasmettere grandi valori e dare il testimone di una carriera e di un percorso di lavoro e di sacrificio, ma anche di grandi risultati a Mauro. Lo voglio ricordare perché io so quello che ebbe a fare nel totale disinteresse con me quando mi candidai per la prima volta nel collegio uninominale. Allora riguardava un pezzo di Salerno e la Valle dell'Irno e quindi Mercato San Severino, e mi accompagnò con enorme dedizione, disinteresse e amicizia a San Severino, nelle fabbriche, tra gli imprenditori e anche nella sua azienda, per così portare avanti quello che vedeva come una passione politica di un giovane in cui credeva e in cui si riconosceva. Ed allora, noi siamo in campo e io voglio dire anche che quando ci si candida, avendo alle spalle già un mandato elettivo, si ha il dovere, prima ancora di dire quello che si farà, quello che si è fatto. La credibilità dei programmi del futuro e degli impegni che si assumono nell'orizzonte innanzi a noi
e nella concretezza degli impegni che si sono declinati e che sono arrivati al traguardo della realizzazione. Per questo io ho ritenuto con molta semplicità di porre a disposizione della valutazione, della considerazione degli elettori una piccola testimonianza, una piccola pubblicazione per indicare le cose per le quali ho lavorato e ho raggiunto risultati, e posso dire con orgoglio, ma soltanto l'orgoglio di chi sa di aver adempiuto il suo dovere, nient'altro, ma con l'orgoglio di dire che ho prodotto fatti, fatti obiettivi per la provincia di Salerno e per la regione Campania. E alcune di queste cose hanno riguardato anche questo territorio, dalla difesa della sede INAIL di Nocera alla battaglia per l'introduzione sulla Salerno-Napoli, accelerando il ritmo dei lavori che non finivano mai, la battaglia per velocizzarli, il pedaggio differenziato, da ultimo all'appalto che sta per partire del nuovo casello di Angri sulla strada statale 268. Bene, su tutte queste cose noi ci siamo stati. Certo, abbiamo un orizzonte importante di impegni, lo sappiamo, l'intasamento infrastrutturale di questo territorio bellissimo, risanamento ambientale, la valorizzazione del turismo religioso, il discorso della zona economica e speciale, anche della considerazione di una piattaforma logistica per il servizio dei tanti imprenditori dell'autotrasporto pesante che hanno una realtà economica così produttiva in questa zona. Tutte cose che devono portarci a lavorare a fianco degli amministratori comunali, dei sindaci, dei territori, per produrre lavoro, per ridurre il disagio sociale, per andare incontro alle difficoltà e ai patemi e alle sofferenze, alle preoccupazioni dei genitori, dei giovani, delle famiglie. Tutto questo noi lo sappiamo, il discorso che deve essere affrontato di dimensionare e attrezzare aree produttive nei territori dell'agro nocerino e sarnese che hanno sofferto anche processi di delocalizzazione di aziende. Abbiamo innanzi a noi tutto questo scenario, ma per far questo, ed è l'ultimo flash, noi abbiamo bisogno di ricostruire il ruolo politico, la funzione politica dell'agro. Abbiamo bisogno di affidare in mani sicure la rappresentanza in Parlamento e la regia e il coordinamento nella politica dell'agro nocerino sarnese. Guardate, noi sulla scheda, ed è l'aspetto più importante della nuova legge elettorale, troveremo tutti alla Camera e al Senato il nome e il cognome dei candidati nei collegi uninominali, che sono in campo con la loro storia, col loro volto, col loro vissuto, col loro percorso. È un elemento di valutazione molto attento che noi dobbiamo affidare con una qualche intensità a ogni elettrice e ogni elettore, perché l'agro nocerino sarnese troverà i rappresentanti che saranno eletti il 4 marzo, un deputato e un senatore. Attenzione a non eleggere fantasmi, a non eleggere chi può anche richiamarsi a simboli nazionali, ma nei fatti non ha prodotto nessun risultato per questa terra. Ed è per questo che io rivolgo un appello che va al di là dell'ambito e del perimetro delle persone che si riconoscono nei valori e nella posizione politica del mio partito o delle tre liste collegate. Io mi rivolgo a tutte le persone per bene, alle persone che lavorano, alle persone che hanno a cuore la loro terra e la loro famiglia, anche di orientamento politico-culturale che può essere differente, perché innanzitutto la scelta del 4 marzo e sulla persona alla Camera e al Senato che dal 5 marzo deve rimanere in questo territorio, deve seguirne i problemi, deve costruire normativamente le soluzioni. Io posso dire, senza alcuna immodestia, ma sottolineando un dato che è certificato nelle cose, che io in Parlamento ci sono stato costruendo fatti e risultati per la nostra terra. È stato indicato da Monica quello che sembrava quello più impossibile da poter attuare, il completamento dell'autostrada nostra, l'autostrada del sud, eppure c'è, come pure non c'è il pedaggio,
come pure c'è la facoltà di medicina con le specializzazioni, come pure c'è la legge dei piccoli comuni, come pure ci sono gli incentivi per l'autoimpiego, come pure ci sono gli ecobonus per l'efficienza energetica, le tante cose fatte con gli amministratori locali. Ebbene, proprio per questo noi vi chiediamo di essere attivisti, appassionati, con la passione che portate, non solo con la presenza, ma con lo sguardo, il modo in cui state qui, l'affetto con il quale circondate innanzitutto Mauro e poi chi vi parla. Con Mauro noi siamo in campo con questa ambizione. Io ho sempre considerato il titolo di onorevole non un fregio, non una sorta di privilegio da dover esibire in maniera odiosa e inconcepibile per rivendicare una diversità non si sa bene dove dovrebbe essere fondata. L'ho sempre considerato invece come un onore. Mauro, siccome accadrà il 5 marzo per te, essere onorevole significa essere, avere un onore, l'onore di chi è scelto dalla gente in carne ed ossa, da un popolo, per affidargli speranze e prospettive, problemi, ma anche la richiesta di far migliorare la propria comunità. Ecco, io affido e rimetto nelle vostre mani la mia passione per la politica, l'amore per il mio territorio, l'esperienza che ho acquisito sempre in trincea, sempre sul campo, alla scuola più alta che quella dei sacrifici e del lavoro quotidiano. Con Mauro noi siamo in campo non per un'ambizione personale, ma per ricostruire la soggettività, la funzione, il ruolo politico dell'agro. Noi siamo in campo per ridare forza e ancora più slancio ad una speranza che è già in cammino, alla speranza di un grande sviluppo, di una grande crescita, di far recuperare all'agro la pienezza del suo ruolo politico nel confronto con tutte le aree territoriali della provincia di Salerno, della Campania e del Mezzogiorno. Siamo in campo con Mauro Maccauro per ricostruire una grande speranza per il meraviglioso agro nocerino salmese. Grazie Nocera, grazie agro, accompagnateci in questo cammino per costruire assieme una nuova e credibile speranza. Buona serata. Grazie, grazie a Pino Iannuzzi. Arriva la parte un po' più complicata per me, perché come per Pino Iannuzzi sono legata da grande stima e sincero affetto da colui che si definisce un imprenditore prestato alla politica. Potrei anche in questo caso raccontarvi tante cose fatte, mi basta una frase. Quando c'è stato da mettere al centro il suo territorio l'ha fatto sempre, in qualsiasi veste e ruolo abbia rivestito. Mi piace anche descriverlo con pochi aggettivi che penso che chi di voi e qui in sala lo conosce lo ritroveranno sicuramente. È una persona tenace, determinata, concreta e sicuramente onesta. E dice che le sfide più belle sono quelle più difficili da vincere. Mauro Maccauro. Sindaci, il 10 febbraio oggi, ricordatevi questa data, nasce la città dell'agro. Uomini e donne di questo territorio che vogliono il riscatto di questa terra, voi amministratori insieme a noi abbiamo il compito, abbiamo il dovere morale di ridare una dignità a questo comprensorio bellissimo. Il nostro agro ha il 25% della popolazione provinciale, ma ha poco meno del 4% della sua superficie. Siamo in tanti in uno spazio molto limitato. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Una grande congestione
un agglomerato urbano che sembra un unicum, noi dobbiamo puntare su alcune misure che, partendo dai comuni, arrivando alla regione e passando per il Parlamento nazionale, è necessario mettere in campo, ognuno per la sua parte, tutte quelle che sono le azioni migliori che possono essere fatte. Le infrastrutture, quindi, in un territorio decongestionato non possono essere che la prima, che è il primo aspetto. Bisogna accelerare, lo ricordava Tino, accelerare sulla connessione della 3 con la 30 tramite lo svincolo di Angri. La connessione, interconnettere le reti viarie con quelle a ferro, tra la Circumvesuviana, l'alta velocità, la linea storica della Napoli-Salerno e la codola Mercato San Severino, delle opere fondamentali che vanno a decongestionare un territorio che ha fame di aria pulita. La Regione Campania si è subito adoperata in questi anni mettendo in campo una vera progettualità. Il rifinanziamento del primo lotto della stazione Vesuvio Est può ridare e dare, nella parte che va da Striano a San Valentino Torio, una stazione di alta velocità come quella di Afragola. È stato riaperto il collegamento anche a Codola, il collegamento ferroviario utile per collegare l'Agro Nocerino Sarnese e Nocera con l'Università degli Studi di Salerno, dove ogni giorno partono 7.000 studenti. E poi è stato avviato, e voi lo sapete bene cari sindaci, il bando di 100 milioni di euro per la viabilità dell'agro. Voi sindaci siete in questo momento in campo per la progettualità da presentare, per eliminare sottopassi, per eliminare sovrappassi. A Nocera Inferiore il sindaco Torquato ha presentato l'idea della rotatoria all'uscita dell'autostrada sulla 3. Sono tutte cose che vanno pianificate, sono tutte cose che vanno seguite, appaltate, ed è chiaro che non si fa tutto in un istante. La burocrazia in Italia è enorme e quindi dall'idea al progetto al bando, però bisogna andarci dentro. E lì dove è possibile intervenire bisogna farlo ognuno per la sua competenza. E se a questo collegiale progetto della infrastruttura mettiamo in campo anche un coraggioso progetto di riqualificazione e di abbattimento a zero degli opifici vecchi, perché abbiamo degli opifici vecchi, brutti, esteticamente brutti, nel nostro agro nocerino sarnese, non antichi, quelli lì bisogna salvaguardare, ma brutti. Noi dobbiamo mettere in sicurezza il costruito e dobbiamo sicuramente abbattere quegli opifici per ridare fiato, per ridare aria al nostro territorio e fare un patto pubblico-privato per cercare di far misurare, far cimentare coloro che vogliono realmente, imprenditori privati, operare nel rispetto della legge per quelle che sono le riqualificazioni della nostra terra. L'agro nocerino sarnese è l'agro delle 25.000 imprese, e l'agro è quella delle oltre 11.000 imprese agricole, perché ricordiamolo, l'agro è ancora una terra che vive sull'agricoltura. L'agricoltura è primaria in questa terra, abbiamo una realtà bellissima, funzionale, che è il mercato ortofrutticolo di Nocera Pagani, che va rilanciato. 11.000 aziende agricole, 6.000 aziende commerciali e tante piccole e medie aziende del settore manifatturiero. Io l'agro lo immagino come il vero polmone industriale della nostra provincia. Se pensiamo all'area di Fosso Imperatore, al PIP di Casalzano, a Taurana, che ingloba i tre comuni di Angri, Sant'Egidio e San Marzano, il PIP di Sarno, che è un'area industriale dove ci sono aziende eccellenti, e bisogna rilanciare il PIP di Scafati, non c'è un comprensorio nella provincia di Salerno che abbia
una cultura del lavoro così come c'è nell'agro-nocerino sarnese, una tradizione della manifattura bellissima, dove ci sono uomini e donne che tutti i giorni vanno a lavorare e cercano di portare a casa il pane per la propria famiglia e per la crescita del proprio territorio. Aziende che internazionalizzano, che lavorano sodo per far conoscere i loro prodotti nel mondo. Io, da presidente di Confindustria a Salerno, ho avuto gioco facile in questi anni a rimettere l'agro al centro del sistema economico salernitano. Nel 2014 siamo intervenuti fortemente perché la giunta regionale passata voleva limitare a Castellammare i fondi per le imprese. Noi ci siamo battuti, io mi sono battuto fortemente e gli amici industriali dell'agro nocerino sarnese lo sanno, perché grazie a quello noi abbiamo portato risorse alle aziende che hanno potuto fare dal 2014 ad oggi ampliamenti, nuovi insediamenti e forte occupazione. E la soddisfazione più grande è stata quella di vedere come le aziende dell'agro nocerino sarnese si sono classificate ai primi posti per avere le risorse, al cospetto di un territorio, quello napoletano, che invece viaggiava su cifre minori. Abbiamo lanciato e lanciammo quella sfida che chiamammo bond di territorio. Inventammo una cosa semplice: una raccolta, una sottoscrizione da parte dei cittadini di un prestito obbligazionario. La banca raccolse 8 milioni di euro con l'impegno che assunsero con me di dare questi soldi alle medie e piccole aziende del territorio per finanziare il circolante, per finanziare gli investimenti. Un circolo virtuoso che ha fatto sì che l'agro nocerino sarnese diventasse una comunità anche da questo punto di vista. E poi mi piace ricordare la questione, caro Gerardo, dell'Enel, dove ci fu un anno, credo era il 2014, il mese di luglio, dove le aziende conserviere, e lo ricorderanno gli imprenditori conservieri, si bloccarono perché mancava la corrente elettrica. Era terzo mondo. Facemmo venire qua i dirigenti nazionali dell'Enel, minacciammo proteste a tutti i livelli, ci mettemmo all'opera, l'Enel mise i soldi per finanziare opere minime, quelle che servivano per sopravvivere nelle nostre aziende, e grazie anche alla celerità del comune di Sarno, del comune di Rocca Piemonte e di Nocera Inferiore, furono avviate azioni sulle cabine elettriche che hanno dato di nuovo la qualità migliore dell'energia elettrica alle nostre imprese. Io immagino l'agro nocerino sarnese una terra beneficiaria delle cosiddette zone economiche speciali, se ne parla tanto. Le zone economiche speciali che la regione Campania ha inserito, la città di Nocera Inferiore, la città di Sarno, credo che verrà inserita, me lo ricordava l'onorevole Amabile, anche l'area di Mercato San Severino Fisciano. Zone economiche speciali significa avere un'opportunità in più, competere cercando di avere delle semplificazioni burocratiche e vantaggi fiscali per le aziende. E io credo che la battaglia che noi dobbiamo fare è far sì che tutto l'agro nocerino sarnese diventi zona economica speciale. E a me piace pensare a questo agro dove ci sono queste aree e dove è naturalmente opportuno focalizzare un centro logistico per quelli che sono i padroncini, per le agenzie dei trasporti che sono collocati a San Valentino Torio, per esempio. San Valentino ha una percentuale altissima di padroncini, di agenzie di trasporto, di aziende logistiche che curano la logistica delle nostre attività. Un centro logistico a San Valentino, perché no un centro logistico per il fresco a Codola, in considerazione delle tante aree a terra, che imprese agricole che ci sono in questo territorio, e una piattaforma logistica su cui bisogna lavorare, caro Maglio, e capire se Nocera Inferiore può essere l'area nella quale individuare una piattaforma logistica a supporto del porto di Salerno, che ricordiamo bene, lavora grazie al sacrificio delle aziende dell'agro, e il porto di Salerno riesce ovviamente a far arrivare in tempi brevi le nostre merci altrove. Io penso che questo debba essere il disegno,
e insieme a Pino dovremo inevitabilmente impegnarci sul piano nazionale per far arrivare le risorse per tutto questo. Sono stati firmati i cosiddetti patti per il Sud, ma se non c'è un'azione concreta, se non c'è un'azione quotidiana, se non c'è un controllo rispetto a queste risorse, qualcuno può andare avanti rispetto a noi in quella che è oggi una competizione di territori più che competizione di persone. E poi, se mi consentite, se parliamo di lavoro, se parliamo di occupazione, noi dobbiamo intenderci, e questo lo dico al mondo della scuola. Noi abbiamo la necessità di fare un patto formativo tra le imprese, gli insegnanti, i dirigenti scolastici, i genitori e gli studenti. Negli ultimi anni sembra che ognuno va per la sua strada, ognuno si lamenta di qualcosa. Non è possibile. Questa è la terra del lavoro. In quanto tale, le nostre aziende hanno bisogno di uomini e donne specializzate, e questa terra ha bisogno di lavoro. Il circolo virtuoso è semplice: si parte dalla scuola, si parte dalla formazione, si parte da quella che è una riforma che molti insegnanti hanno odiato, ma che per certi versi ha dato un quid in più, e ci sono degli aspetti nella famosissima buona scuola. Noi dobbiamo riprendere in maniera seria l'alternanza scuola-lavoro, dobbiamo farlo questo patto. Le aziende devono aprire le loro realtà e gli studenti devono capire che per lavorare in futuro hanno la necessità di fare tirocini, quelli veri, non quelli del passacarte, quelli veri. E l'alternanza scuola-lavoro ci consentirà, perché abbiamo delle professionalità importanti nei nostri istituti scolastici, di formare ragazzi e elevare l'occupazione di questo territorio. Il governo nazionale in questi anni, rispetto ai temi economici, ha messo in campo azioni forti, azioni concrete. L'IRES è diminuita dal 27 al 24%, l'impegno è quello di portarlo al 22%, e questo lo sanno tante aziende. Industria 4.0 ha consentito a tante aziende di guardare all'innovazione delle loro realtà, l'iperammortamento, il superammortamento. Quanti imprenditori sono in questo momento impegnati a sottoscrivere contratti di nuovi macchinari che inevitabilmente si portano dietro nuova occupazione? La riforma del mercato del lavoro e finalmente una spinta forte verso gli incentivi automatici. Non più la processione presso il politico di turno per cercare di ottenere quello che è il diritto di un'azienda per crescere, ma incentivi automatici per finalmente portare avanti le proprie attività con grande serenità e con grande entusiasmo. Il turismo. Spesse volte si guarda all'Agro Nocerino Sarnese e quando si parla di turismo si sorride, perché si dice: ma che cosa c'entra l'Agro Nocerino Sarnese con il turismo? Io ovviamente vi invito a fare una riflessione insieme a me. Noi abbiamo un agro che è localizzato a pochi chilometri da Pompei, a pochi chilometri dalla costiera amalfitana, e quindi al di là di portare, come dire, persone, uomini e donne, visitatori, turisti, a vedere il teatro ellenistico, il battistero, il foro romano, abbiamo secondo me una sfida da fare con i sindaci all'interno dei loro piani urbanistici, che è quello di puntare su un Agro Nocerino Sarnese centro dell'accoglienza. Noi abbiamo la necessità di mettere in piedi attività ricettive che possano raccogliere in questo bacino le centinaia di migliaia di visitatori che vanno a Pompei. È naturale questa vocazione, soltanto che non riusciamo a metterlo in pratica. Io immagino una città intesa come città dell'agro, dell'accoglienza, strutture ricettive all'altezza, e anche in questo caso utilizzare le risorse del territorio, far crescere le risorse del territorio. Sicuramente la grande questione ambientale. Noi siamo seduti su una polveriera, ormai nell'Agro Nocerino Sarnese non c'è più una famiglia che non abbia combattuto o non stia combattendo con il cancro. La materia ambientale non può essere un fattore astratto, un qualche cosa che sembra riguardare sempre qualcun altro. In realtà riguarda noi, riguarda i nostri genitori, riguarda i nostri figli,
E allora è necessario portare a compimento nella maniera più rapida possibile il piano di risanamento ambientale della bonifica del bacino idrografico del fiume Sarno. Bisogna completare il sistema di depurazione con la completa realizzazione delle reti fognarie, perché diciamolo chiaro, abbiamo un comprensorio dove mancano le reti fognarie e i sistemi di collettamento dei reflui. E poi c'è grande attenzione per Bagnoli, c'è grande attenzione per Taranto, c'è grande attenzione per la Terra dei Fuochi. Martino, credo che noi abbiamo bisogno anche in questo comprensorio di portare avanti una realizzazione, un piano di bonifica che deve sicuramente aiutarci, soprattutto per le tante attività agricole che mettono la loro provenienza, il loro nome sui prodotti. Stamattina a Salerno è venuto Minniti, mi avrebbe fatto piacere averlo nell'agro. È qua la terra che è frontiera della sicurezza. E qua la terra dove tutti i giorni si combatte con la malavita organizzata. Le attività economiche prosperano se non hanno cappi alla gola. Le aziende subiscono talvolta la concorrenza sleale, ma la concorrenza sleale, caro Salvatore, non è solo quella dei cinesi. La concorrenza sleale è anche quella di coloro che hanno attività dietro le quali si disegna e c'è un disegno criminale. Quella è la concorrenza sleale più becera, la concorrenza sleale più brutta, ed è quella che noi dobbiamo combattere e avere un presidio delle forze dell'ordine, denunciare il crimine e avere la sicurezza come elemento prioritario del nostro agro nocerino sardese. Bisogna passare da uno stato apparato ad uno stato comunità. Noi, grazie ai politici che ci sono stati negli anni passati, lo ricordavamo con qualche amico, abbiamo avuto l'opportunità di avere qui nell'agro il tribunale, quindi la procura, presidi ospedalieri importanti a Sarno, a Nocera Inferiore, a Scafati, e questo lo dobbiamo a coloro che hanno preceduto l'attività politica e negli anni Ottanta sono riusciti, perché erano del territorio, ad avere e a fare delle forti battaglie. Poi ci siamo un attimino fermati, poi abbiamo concesso all'esterno la rappresentanza politica del nostro territorio, e oggi sembra che anche il tribunale venga messo in discussione. Il tribunale di Nocera è un presidio di legalità, oggi ha un organico di amministrativi e magistrati molto carente, che risale al 95 probabilmente. Io credo che così non possiamo andare avanti, si rischia il collasso, si rischia la chiusura, e dobbiamo inevitabilmente, Tino, perché tra poco arriverà questo momento, difendere i nostri presidi ospedalieri e difendere il nostro tribunale, perché soltanto così noi riusciremo a dare una mano ai professionisti che ci sono nelle nostre strutture ospedaliere, al nostro tribunale, che sono di grandissima qualità umana e tecnica. Mi direte, ma è utopia? No, non penso sia utopia. Mi direte, ma ci sono le risorse? Ci sono le risorse. È solo una questione di priorità. È solo una questione di volontà politica e di priorità. È una competizione di territori. Si tratta di costruire con le intelligenze resilienti di questo comprensorio un vero e proprio piano di sviluppo da perseguire, e io ho cercato nel tempo a disposizione di tracciarne le linee guida. Bisogna realizzare cioè un'area vasta in termini di mentalità e in termini di rappresentanza. Quello che ho definito una negatività, e cioè la grande densità che noi abbiamo in questo territorio, è tempo di trasformarla in opportunità. È da troppo tempo che i politici prendono i nostri voti e non ci restituiscono nulla. Non ci restituiscono nulla. Con grande dignità e autonomia è giunto il tempo di mettere al centro della politica nazionale i progetti di sviluppo di questo territorio. Bisogna costruire, e saluto e ringrazio gli amministratori, i consiglieri regionali e i sindaci che sono qui, una rete di amministratori, di sindaci, di professionisti, di imprenditori che sappiano essere classe dirigente,
per aiutare i giovani a crescere e i più bisognosi a risollevarsi. E dobbiamo, se mi consentite, anche una volta per tutte, interrompere il meccanismo per cui si premiano più la fedeltà a qualcuno che la competenza, più la fedeltà a qualcuno che il merito. Noi dobbiamo prediligere la competenza e dobbiamo prediligere il merito. E poi, consentitemi, dobbiamo sconfiggere, e questo lo dico a me stesso e a tutti noi, dobbiamo sconfiggere, se vogliamo rilanciare il nostro territorio, il sentimento dell'invidia, che ognuno serva in sé. Dobbiamo sconfiggere il sentimento dell'invidia, che è l'esatto contrario del merito, e dobbiamo tornare ad essere una grande comunità di uomini e donne. Generazione Maccauro non è un atto di presunzione, quello che leggete come slogan in questa campagna elettorale. È un messaggio piuttosto che fa capire che ora è il tempo della mia e della nostra generazione, Angelica. Noi dobbiamo metterci in discussione ancora di più. Ciascuno di noi lo fa nella propria professione, nel proprio lavoro, ha raggiunto la maturità. Ma è necessario per chi viene chiamato a svolgere un ruolo pubblico di mettersi in discussione. Questo è il senso della nostra generazione, quella dei quarantenni, quella che salda tre generazioni: la mia, quella dei nostri padri e quella soprattutto dei nostri figli, che rappresentano il vero ponte verso il futuro. Quella, la nostra generazione, che ai tempi di Falcone e Borsellino erano poco più che ventenni e hanno fatto della legalità e della trasparenza dei punti fermi. Io potevo non candidarmi, continuare a fare solo il mio mestiere. Ho accettato però la sfida e non mi sono sottratto per quattro motivi, e io ci ho pensato, i motivi sono quattro. Sono un metalmeccanico, ma ho sempre coltivato la passione e il confronto e l'impegno civile. Sono un socialista e quindi ho nel mio DNA l'autonomia di pensiero e il vero riformismo che serve per migliorare questo paese. Sono una persona responsabile, o almeno mi ritengono responsabile, e non potevo deludere le tantissime persone che hanno sempre riposto in me grande fiducia e che oggi, incontrandole, mi dicono che gli ho dato un motivo in più per andare a votare. Li ringrazio tutti. E poi c'è la quarta motivazione. Sono il figlio di Geraldo, che in tanti hanno conosciuto, e non c'è, caro Tino, un incontro in questi giorni, e ne ho fatti tanti, in tutto il comprensorio, che non trovi qualcuno che me lo ricordi, che mi racconti un aneddoto che lo riguardava e che mi descriva il suo sorriso. Sono tre settimane che mancano al 4 marzo. La campagna elettorale entra nel vivo. Inizia la contesa. Inizia, grazie al maggioritario, il corpo a corpo, per noi che siamo candidati al maggioritario. Il porta a porta, la comunità che si incontra. Io devo ringraziare tutti coloro, imprenditori, uomini e donne, che mi stanno aprendo le loro aziende, le loro case, anche i più restii, anche coloro che non lo hanno mai fatto, ma mi dicono: Mauro, ci sei tu. E quindi noi dobbiamo fare questa battaglia, dobbiamo portare a casa questo risultato. E io in questi giorni mi sto rendendo conto di una cosa: noi non stiamo combattendo una campagna elettorale contro gli altri candidati, che non esistono. Gli altri candidati non esistono.
se vi chiedo come si chiama il candidato al maggioritario dei 5 Stelle, ve lo ricordate? Non ve lo ricordate. Se vi chiedo che cosa ha fatto Cirielli in questi anni, mi dite tre cose. Io di solito, Tino lo sa, dedico un minuto del tempo dove vado a fare gli incontri, dico: per piacere, prendiamoci un minuto, ditemi che cosa ha fatto Cirielli per quest'agro nocerino sarnese. E anche oggi facciamo un minuto di raccoglimento. La verità è che questo è un grande bluff, e oggi, Tino, dobbiamo incominciarlo a dire apertamente. Non possiamo essere buonisti. Dobbiamo dire che la campagna elettorale del centrodestra è un grande bluff. È un bluff l'accordo tra Berlusconi e Salvini. È un bluff il bisticcio tra Cirielli e Gambino. È un bluff per questo territorio. Tino diceva: questo comprensorio avrà un deputato e un senatore. Tino, non è così, ti sbagli, c'è un bluff. Cirielli, e ditelo in giro, fatelo capire alla gente, noi siamo candidati al maggioritario, noi facciamo questo per passione. Cirielli, per la quarta volta o quinta volta, si è procurato la sua poltrona garantita al proporzionale. Noi ci facciamo la campagna sul maggioritario, lui si è garantito il suo posto al proporzionale per avere altri 5 anni, e forse andrà in pensione tra 5 anni. E bisogna dire ai cittadini dell'agro nocerino sarnese che se questo collegio andasse al centrodestra malauguratamente, noi perderemmo il collegio a vantaggio del vice sindaco di Castellabate, perché il numero 2 della lista proporzionale di Cirielli è il vice sindaco di Castellabate, che sarà anche una bravissima persona, non la conosco, ma non ha nulla a che vedere con l'agro nocerino sarnese. E noi non possiamo permettere che l'agro nocerino sarnese perda un'opportunità. E poi, se mi consentite, c'è un candidato di Pagani, Giusi, fermatelo. Alberico è una brava persona, ma fermatelo. Qualcuno non gli ha fatto capire che si è messo in una lista che a livello nazionale non prenderà il 3%. È un dato statistico. Non prenderà il 3%. Fategli capire che può fare anche le capriole, ma in Parlamento non ci andrà, e fa solo una cortesia a Cirielli, dicendo che lui è in conflitto con Cirielli ma gli porta solo voti. Ditelo ai paganesi, ditelo agli abitanti di Pagani, è un voto a perdere. E forse è soltanto un accordo di potere e un accordo di partito. Noi qua abbiamo una coalizione, abbiamo 4 simboli: il Partito Democratico, Insieme, la lista Bonino e Civica Popolare. C'è una coerenza in questa coalizione. C'è una coerenza. Io e Tino stiamo girando il territorio alla grande. Lui, per la verità, è più in forma di me, non so come fa. Ma abbiamo una omogeneità di intenti. Vedete a destra, avete visto un manifesto con i simboli dei loro partiti? Mai. Avete visto che fanno dibattiti insieme? Non ancora. E allora questo è un grande bluff. Così come un grande bluff, consentitemi, questa entità dei 5 Stelle. Cambiano opinione su tutto. Cambiano opinione su tutto. Il povero Di Maio lo portano in giro e secondo me anche lui si è scocciato. Perché dice: non mi potete far dire oggi una cosa e domani il contrario. Non potete farmi dire che noi siamo contro l'Europa. Poi gli correggono il tiro perché vedono che i sondaggi sono un po' diversi, e quindi si dice: no, noi siamo per un referendum per capire se dobbiamo rimanere in Europa oppure no. E poi qualche giorno fa anche loro si sono convinti, fino a prova contraria, mancano ancora 3 settimane, che in Europa bisogna starci
perché questo è il bene del nostro continente e della nostra Italia. E nessuno gli ha fatto capire che su eventi importanti, drammatici come Macerata, che ricordava Tino, bisogna esprimere una posizione. Gli uomini politici di questo territorio devono esprimere una posizione. E se ci fate caso, centro-sinistra e centrodestra hanno detto come la pensavano rispetto a questi eventi. 5 Stelle no, non hanno dichiarato nulla per timore di perdere qualche voto da un lato o dall'altro lato. E questo non va bene, questo non va bene perché viviamo in un clima brutto. Se vedete, nella contesa politica, oggi le campagne elettorali si fanno molto spinte sui social, ma fateci caso, tanto ci possiamo collegare tutti. Sono volgari nelle loro enunciazioni, sono maleducati nella loro enunciazione, sono offensivi. Questa non è contesa politica, sono persone che vogliono tirarci giù, che vogliono tirarci giù. E io in questi casi faccio sempre un esempio, l'esempio di chi sta affogando, cerca di aggrapparsi sulla barca per salvarsi, e mentre sta salendo c'è quello dietro che intuisce che lui non ce la può fare, che dice: tu non devi salire sulla barca, devi morire con me, e lo tira giù. A me piace invece pensare che noi siamo l'altra parte dell'Italia, siamo quelli che vogliono salire sulla barca, vogliono salire sulla barca di fretta per salvare se stesso, ma per tendere la mano a chi sta affogando, per tirarlo su, per dire: vieni anche tu, perché se siamo insieme, se collaboriamo insieme, se oltre la proposta portiamo un qualcosa di concreto, forse si fa qualcosa di buono per questo paese. E io non tollero, non è possibile che il solo simbolo possa portare consenso su nulla. E lasciatemi dire un'ultima cosa, ci avrete fatto caso. I 5 Stelle hanno fatto un'operazione commerciale, consentitemi, è un'attitudine, come dire, una propensione a guardare queste cose. Un'operazione commerciale a gratis, stupendo. Chi vota quel simbolo? Vota un blog. La politica è questa, la politica è un teatro che si riempie, la politica è confronto, la politica è scontro, ma non è un blog. Persone tristi che si trincerano dietro i computer e cercano di fare dei dibattiti, e poi veniamo a scoprire che si candidano con 40 click, 50 click, ma insomma, ma voi avete visto il Presidente del Consiglio dei 5 Stelle che con 400 click si è candidato alla Presidenza del Consiglio, e tutti insieme che cosa dovevamo fare? A che cosa ci saremmo dovuti candidare? Allora cerchiamo di farlo capire questo, in giro cerchiamo di farlo capire. Noi abbiamo un agro nocerino sarnese che è il nostro collegio, che è un collegio di 14 comuni, è un'area enorme, sono circa 200.000 elettori, 200.000 elettori, mancano 3 settimane, e con tutta la buona volontà, Tino tra l'altro ha un collegio ancora più grande perché al Senato ingloba Salerno, Cava, Toschiera e Valle dell'Irno, ma sono ad ogni modo collegi enormi, e io ho bisogno di voi, io e Tino abbiamo bisogno di voi, da soli non possiamo raggiungere tutti, noi abbiamo bisogno del vostro consenso, ma abbiamo bisogno anche che voi vi immedesimate nel candidato, siete candidati insieme a noi, è candidato a vincere le elezioni l'agro nocerino sarnese. Dobbiamo uscire da questo teatro e far capire alla città di Nocera e all'agro nocerino sarnese che noi ci siamo, che noi vogliamo contare, che noi vogliamo portare avanti le nostre azioni, ma lo dobbiamo fare se ognuno di noi parla e ne parla alla propria famiglia, ne parla ai propri figli, ne parla attorno a una pizza, ne parla stasera mentre vi vedete il Festival di Sanremo. Insomma, dobbiamo creare una mobilitazione forte per raggiungere soprattutto quella parte, e attenzione ai sondaggi falsi, che sono il 40% circa, 45% circa, qualcuno dice il 50%, che non ha ancora deciso per chi votare. Noi dobbiamo andare a prendere quelli, i fanatici dei 5 Stelle, lasciateli perdere, dobbiamo andare in direzione di coloro che vogliono capire
vogliono capire che cosa ha fatto il centrosinistra per questo governo, e Tino, che si è soffermato sulla parte nazionale, lo ha ben spiegato. Noi dobbiamo far capire questo, dobbiamo andarci a prendere il consenso di quei giovani, di quegli anziani, di quegli uomini e quelle donne che vogliono capire, e non possono capirlo attraverso i messaggi televisivi nazionali che sono semplicemente degli spot. Dobbiamo incontrarli e dobbiamo fare in modo che se in una casa, in un'azienda, in un ufficio io non riesco ad arrivarci da solo, dovete andarci voi a farlo spiegare. Vi prego, prendete una parte del vostro tempo e cerchiamo di portare alla vittoria quest'agro nocerino sarnese. Come tutte le sfide impossibili, e lo ricordava Monica, come tutte le sfide impossibili, e questa sembra essere una sfida impossibile, se vinta può rappresentare la svolta, può rappresentare la svolta. E noi abbiamo un'opportunità, l'opportunità del maggioritario. L'opportunità del maggioritario significa che Maccauro non è messo lì da qualcuno come nominato e gli ordinano di premere il bottone a Montecitorio, non ce l'ho nel DNA, sotto certi aspetti divento antipatico per questo, ma preferisco essere antipatico. Ma io il bottone a comando non lo so spingere, e noi abbiamo bisogno di questa, abbiamo bisogno di questa legge elettorale per il nostro riscatto. Abbiamo bisogno di un maggioritario perché, caro Presidente, se riusciamo a portare a termine questa azione, vince il territorio. È il consenso che si mette insieme sui due candidati e dice a Maccauro e agli Annuzzi: rappresentateci bene, riponiamo fiducia nelle vostre persone. Io sento il carico di questa cosa, sento il peso di questa responsabilità e dico: andiamo a vincere insieme questa battaglia del 4 marzo. Viva Nocera, viva l'agro nocerino sarnese, usciamo da questo teatro e guadagniamo i consensi necessari per vincere questa campagna elettorale. Grazie.